bilancio attivo vuol dire semplicemente che la gestione economica è stata in equilibrio, quindi che le risorse che sono state stanziate nel trasporto pubblico hanno consentito di coprire abbondantemente i costi. Ma perché è in attivo? È in attivo per, diciamo, soprattutto per un dato, oltre al discorso di efficienza che ormai è conclamato, che abbiamo raggiunto livelli di efficienza adeguati, tutto è sempre migliorabile, ma sono aumentati in maniera significativa i ricavi del traffico. Cosa sono i ricavi del traffico? I biglietti che gli utenti pagano. Perché sono aumentati? Non per l'aumento tariffario di cui ancora non abbiamo i benefici perché si tratta chiaramente dell'anno scorso, ma perché è aumentato il numero di utenti che ha deciso di viaggiare con TUA. Questo per noi ha due chiavi di lettura, entrambe positive. La prima, che è quella più importante, è che viene riconosciuta una maggiore qualità. Maggiore qualità che vuol dire un servizio non perfetto, noi siamo a conoscenza, ma con un servizio che viene percepito come leggermente migliore rispetto all'anno scorso. Noi ogni anno cerchiamo di renderlo un po' migliore rispetto all'anno scorso. E positiva perché comunque ha contribuito non con soldi pubblici, quindi non con l'aumento del corrispettivo, ma con risorse provenienti dal mercato a chiudere in equilibrio, tant'è che si parla di un 15% di incremento di ricavi da traffico che portano l'azienda per la prima volta ai livelli molto vicini ai livelli pre-Covid.